Benvenuti a Spunti d'Eros. In questo primo episodio passiamo in rassegna alcuni spunti di riflessione circa il desiderio e il piacere femminile, in particolare il percorso che questi hanno svolto nella storia e i cambiamenti portati dal femminismo, quella radicale posizione politica secondo cui anche le donne sono esseri umani. Partiamo da un grandissimo luogo comune che ha caratterizzato la storia e la scienza e che oggi caratterizza ancora una buona parte del senso comune. Il desiderio sessuale non appartiene alla natura femminile. Ci sono una serie di possibili rielaborazioni di questa sentenza e ora le vedremo. A cominciare da questa. Più che altro si tratta di impreparazione femminile al piacere e questa impreparazione ha origini culturali e sociali. La ginecologa Danielle Flaubenmann dice che l'unica espressione di amore che le donne nella storia occidentale sono riuscite a vivere è stata quella delle coccole. Le coccole ricevute dalla madre, a loro volta, quando possibile dal padre, l'amore, le coccole, l'affettuosità fisica praticata con le sorelle, i fratelli, con le amiche, poi le coccole, quando fortunate, ricevute dal marito. Ed infine quelle date ai propri figli. Questa è stata la sfera di comfort, la zona in cui per le donne è stato possibile e semplice esprimere le proprie emozioni e i propri desideri in termini di fisicità. Beh, questo ci dice qualcosa e non è per dire brutta e cattiva la società che ci ha cresciute così. È per dire, caspita, tantissimo tempo è andato così, ora che le cose stanno cambiando, dobbiamo noi stesse prenderci la responsabilità della nostra impreparazione al piacere e renderci pronte a viverlo a pieno e quindi a realizzare i nostri desideri. E qui passiamo a un altro livello in cui è possibile formulare la sentenza circa l'innaturalità del desiderio sessuale nelle donne. E qui cito Esther Perel, la madre dell'intelligenza erotica, come mi piace chiamarla, o meglio, colei che ha coniato questo termine da psicoterapeuta di coppie focalizzata appunto sulla sessualità e il piacere. Lei dice che non è che a molte donne manchi la voglia di fare sesso o che siano carenti di libido per natura o ormoni. È più vero dire che molte donne non hanno voglia di fare il sesso a cui sono abituate, e questa è una responsabilità sia delle donne che non si conoscono molto spesso, che non sono state spinte a conoscersi e che non hanno scelto di intraprendere questo percorso per conto proprio, e è anche una responsabilità di chi con queste donne interagisce a livello sessuale, per cui per tantissimo tempo i mariti e oggi qualunque sia la tipologia di partner che queste donne abbiano. È stato scoperto un universo circa la modalità attraverso cui il corpo femminile vive il desiderio, l'eccitazione e raggiunge il piacere. Per tante cose maschile e femminile non sono diverse e così non sono diverse le più vaste possibilità di genere che caratterizzano l'identità di ogni persona. Ognuno ha la sua storia, ha le sue preferenze, ha le sue predilezioni, ha le cose che piacciono, che non piacciono, che ha provato e non ha provato. Eppure, per come siamo cresciuti tendenzialmente, poiché cresciamo da quando siamo piccoli, come bambina se nasciamo femmina per essere poi donna e se nasciamo maschio per essere poi uomo, secondo certi canoni, c'è anche una responsabilità collettiva circa il nostro conoscere o non conoscere. E proprio qui, se questo è il problema, l'impreparazione è anche la soluzione. Dove non si sa qualcosa, lo si può sapere. Come? Beh, esplorandoci. Le donne possono esplorarsi. È vero che è difficile vedere la propria vulva, serve uno specchio, bisogna assumere posizioni strane ed è difficile riuscirla a vedere tutta. E alcune delle sue parti più interessanti sono praticamente invisibili per le loro dimensioni oppure sono interne. Alcune di loro, fino a pochissimo tempo fa, non so, di alcune di loro non si conosceva a livello diffuso nemmeno la loro esistenza. E non si tratta solo di conoscersi in termini tecnici, di sapere dove è cosa e a cosa serve questo o quello. Si tratta di conoscersi proprio in termini di piacere. E quindi si parla di autoerotismo e masturbazione.
Roberta Rossi, che è la presidentessa della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, dice molto chiaramente che le donne non dovrebbero delegare totalmente il piacere al proprio partner, ma devono per prima cosa porre attenzione alle proprie esigenze. E come a me piace dire tutto questo è prendere la responsabilità nei confronti dei desideri. Io desidero qualcosa, voglio qualcosa, è mia responsabilità ottenerla, fare un percorso per ottenere ciò che desidero. Una volta che io mi prendo responsabilità del mio piacere, che io conosco me stessa e come raggiungere il piacere, come provare piacere, beh, allora anche l'incontro con un partner, una partner o una qualunque forma di incontro sessuale, amoroso e entrambi può essere davvero soddisfacente e totale. Ho menzionato tante volte i cambiamenti che ci sono stati. Beh, al giorno d'oggi sicuramente si può dire che la mia generazione, quelle delle trentenni, conosce per diversi aspetti il proprio corpo, il mondo del piacere e della sessualità meglio delle nostre mamme e meglio delle nostre nonne. Perché? Beh, perché sono cambiate anche tante cose. Si è diffusa la contraccezione. La contraccezione ha scardinato l'atto sessuale dall'unico compito lecito, diciamo, e socialmente voluto, cercato e promosso della generazione di prole, e dall'altro, per quello che riguarda gli uomini che andavano nei bordelli, dal fatto di compiacere un desiderio sessuale solo unicamente maschile. La contraccezione ha permesso di fare sesso in generale anche solo ed esclusivamente per piacere e o per amore. Anche per le donne liberarsi almeno parzialmente dalla paura di rimanere incinta e la rassicurazione circa le malattie sessualmente trasmissibili ha permesso di arrivare a diversi livelli di esplorazione che fino a qualche decennio fa erano assolutamente impensabili. Sono anche cambiate le tipologie dei rapporti sessuali. A lungo si è parlato, io stessa ho ricevuto questa educazione sessuale, di rapporto sessuale completo. La penetrazione vaginale. Questo è il non plus ultra di quello che si può fare a letto. È l'unica cosa vera e propria, tutto il resto sono preliminari. E invece non è affatto così. Un rapporto sessuale, può essere un rapporto anale, può essere un rapporto di autoerotismo con me stessa, condiviso con il mio o la mia partner, può essere l'erotismo, la masturbazione praticata vicendevolmente, può essere il sesso orale e anche una miriade di altri modi che non sono magari così conosciuti o così diffusi di vivere il proprio piacere. Anche l'orgasmo, considerato a lungo, questo è qualcosa di davvero molto recente, come l'obiettivo dell'incontro sessuale, ora ha perso di valore, non perché non sia bello, non sia importante avere orgasmi, ma perché non è l'unico modo di portare il piacere ad un suo culmine. Per quello che riguarda la donna, ad esempio, è possibile sia raggiungere il picco orgasmico che raggiungere una serie di picchi che sono più bassi a livello di intensità, ma che durano di più nel tempo, un'ondata di questi picchi di piacere. Ed è possibile anche avere un rapporto soddisfacente senza raggiungere l'orgasmo o alcun picco orgasmico. La pornografia, che a lungo è stata dominio prettamente maschile, assolutamente reificante nei confronti del corpo della donna, anche quello non è più solo quello. Esiste il porno etico, esiste il porno femminista, esiste il pop porno, esiste il post porno, esistono tutta una serie di strumenti per la sollecitazione e l'ispirazione del desiderio femminile, che non è più relegato puramente all'immaginazione individuale, ma anche a quelle che solitamente sono state fonti di ispirazione destinate agli uomini. È inoltre possibile non sposarsi. Una coppia può stare insieme tutta la vita senza sposarsi. Si può anche non essere una coppia tradizionale, non solo in termini di non essere monogami ed eterosessuali, ma anche di vivere, per esempio, in un rapporto poliamoroso, in una coppia aperta, all'interno di una stessa relazione, vivere in diverse fasi della relazione. È anche possibile avere, certo, sesso occasionale, è possibile tutto il mondo delle relazioni online, e questo quello che dà a livello di massa
è la possibilità di sperimentare molto e di capire più si pratica e più si capisce quale pratica ci dà piacere o cosa no. Questo non significa che bisogna per forza guardare i film porno, che bisogna essere per forza in una relazione aperta o che bisogna avere un numero molteplice di partner. Significa solo che è bene portare presenza in quello che facciamo e andare a cercare quello che effettivamente ci piace. E infine, ma non da meno, l'ho già menzionato prima, sono state scoperte il cosiddetto punto G, che è poi venuto fuori e c'è ancora la discussione aperta circa il fatto che sia un tessuto spugnoso piuttosto voluminoso e niente affatto un punto, e la clitoride, il clitoride, grande discussione anche qui, opportuna. Ma più importante dei nomi, è meglio andare a conoscere di cosa si tratta. Beh, clitoride uguale organo femminile destinato solo ed unicamente al piacere, per cui la donna nasce, o meglio, gli esseri umani dotati di vulva e vagina nascono con un organo che è designato dalla natura solo ed esclusivamente al piacere. Vale o non vale la pena saperne di più? E per essere sicuri che queste parole non siano solo rumore, ma che siano utili un esercizio per sperimentare qualcosa circa noi stessi e il nostro rapporto con il piacere. Se siete una coppia, vi invito a mettere un timer di 5 minuti. In questi 5 minuti mettetevi a letto sul divano in un posto comodo e una persona sta completamente ferma e l'altra persona esplora il corpo del partner o della partner senza passare per i genitali e per quelle parti del corpo solitamente utilizzate in un rapporto sessuale. Utilizzate i vostri sensi, utilizzate la vostra fantasia, la vostra creatività per andare a scoprire della persona con cui solitamente andate a letto le parti che ancora non conoscete e che forse neanche quell'altra persona conosce. Al suonare della sveglia fate cambio. E perché no? Poi parlatene, raccontatevi com'è stato. Siete single o non siete in questo momento nelle condizioni di poter stare con la persona che vorreste per mettere in pratica l'esercizio? Non c'è problema, fatelo da sole. Mettetevi sempre un timer ed esploratevi. Esplorate quelle parti di voi che non conoscete e se passate per quelle che conoscete, passatevi diversamente. L'obiettivo di questo non è avere un orgasmo, non è avere eccitazione necessariamente, ma è vedere come possiamo portare in maniera nuova rispetto alla nostra abitudine piacere a noi stessi. Alla prossima!